Sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti poteva capitare di avere un amico con l'antenna esatta che captava la Svizzera o Capodistria. Telecapodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Porta Pace e se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapori in più ed il meglio, il più rivoluzionario, era il cinnamon. Il cinnamon era il vero gusto da Black Panther, da Malcolm X. Cinnamon è la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il riflusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro il liquido. Chewing gum, da maggioranza, silenziosa. La sinistra calava ed ecco comparire le chewing gum del capo che mangia pesante. Pesante. Erano tempi difficili. C'era chi si dava le Stimorol danesi e chi si drogava con le denti gomma che si trovavano solo in farmacia. Poi il miracolo. Un giorno, al Circolo Gramsci, preso dallo sconforto per aver scoperto che esistono le Big Bubble, Revolution, ho gettato l'occhio dietro ai boeri e alle licorizie Goleador. Le cinnamon erano tornate. Strano che l'unità non avesse detto niente. Alle cinnamon e a tutti i compagni caduti bisognerebbe dedicare una piazza davanti a un ipermercato. Una piazza davanti a un ipermercato.